Benedetta Boscoletto, vieni. Allora, accogliete con un applauso. Calorosissima Benedetta. È preoccupata Di non fare di essere abbastanza brillante nel suo talk, ma sì. io ho detto che abbiamo già lapidato diverse persone, quindi. No, sono abituata a contesti molto informali, con l'università, docente, con niente. Questa informalità mi sta mettendo molta più tensione e ansia, Ciascuno per cui. ha la sua comfort zone e quindi anche questo è un bel tema. Grazie. Grazie dopo 7 anni in azienda delle risorse umane, prima come azienda, poi come responsabile delle multinazionali. Oggi sono consulente di carriera di questo liceo, appunto docente di risorse umane. Cosa faccio? E sono qui un po' a raccontarvi, partendo anche da quello che diceva prima Mariella. Mariella parlava di un contesto da dare all'intelligenza artificiale. Quel contesto siamo noi, siamo i nostri valori, quello che facciamo. E quindi vi parlo del personal branding, una parola molto usata e che va di moda in questo periodo, ma che effettivamente è fondamentale. Vi ho portato giusto due numeri, se no dopo ci annoiamo. L'Institute for the Future cosa dice? Che l'85% dei lavori che esisteranno nel 2030 non sono ancora stati inventati. E il World Economic Forum dice che entro il 2030 verranno creati 69 milioni di nuovi posti di lavoro e ne verranno eliminati 83 milioni. Questo cosa vuol dire? Che sono tutti lavori nuovi che creiamo noi, che state creando voi come liberi professionisti. E alla base di tutto ciò c'è una profonda conoscenza di se stessi. Questo lo vediamo anche e soprattutto con i liberi professionisti nei percorsi di orientamento, perché nel momento in cui andiamo a fare un lavoro di conoscenza approfondita di noi, cambiamo anche i nostri strumenti. Ad esempio, ho seguito un manager prima delle D4 delle consulenze finanziarie, dopo tutta la parte di orientamento e di conoscenza di sé, ha cambiato i suoi Excel. O un architetto che vende corsi per istituti professionali, per scuole, per privati, per enti formativi, di laboratori, cos'è che ha fatto? Ha cambiato i laboratori e ha iniziato a venderne di più. Non è che il laboratorio, l'Excel, quello che facciamo non va bene. Va bene perché l'abbiamo costruito con la nostra esperienza. Ma fermarsi a conoscersi un po' più a fondo ci aiuta a migliorare tutti i nostri strumenti, ci aiuta a migliorare e soprattutto a fare in modo che ci risuonino di più. Quando un servizio o un prodotto che vendiamo ci risuona di più, riusciamo poi a comunicarlo meglio. Molti di noi, se non quasi tutti, usiamo i social e quindi oggi diventa cruciale, parola di ChatGPT, formarsi e conoscersi per appunto comunicarsi. Per fare questo, cosa possiamo dare? Io oggi volevo portarvi un esercizio pratico da fare insieme. Quindi, visto che avete i quadernetti del freelance camp, usiamo quelli. Dividete il foglio in quattro quadranti, in questo modo. Lo faccio un po' più nel primo quadrante parliamo del vostro progetto professionale. Classica domanda da colloquio dove ti vedi fra 5 anni. Bene, noi parliamo dove ti vedi fra 2 anni. Quali sono i tuoi obiettivi a lungo e a breve termine, essendo specifici e realistici? E vedere anche i propri desideri e le capacità, perché cos'è che è di fondo il personal brand? È l'insieme dei tuoi talenti, interessi, passioni, competenze, valori. Sembrano parole simili, ma hanno significati completamente diversi. Banalmente, il bilancio delle competenze che tutti pensiamo che serva solo per chi vuole essere dipendente e cambiare lavoro, in realtà nei liberi professionisti è fondamentale perché andiamo a fare una mappatura delle competenze.
che passano per le esperienze di vita, le esperienze formative e le esperienze professionali. Nel secondo quadrante andiamo a scrivere appunto cosa abbiamo imparato per arrivare fino a qui. Quindi riflettiamo su conoscenze, competenze e abilità e sui successi. I successi che viviamo, le realizzazioni che facciamo, ci aiutano a conoscerci. Perché riteniamo che una cosa è stato un successo? Cosa ci è piaciuto di questo successo? Cioè andiamo a fondo delle cose che ci succedono. In basso, il nuovo notion, mettiamo la timeline degli interessi e dei successi. Quindi riflettiamo sulle passioni, prima abbiamo riflettuto sulle competenze, sulle passioni, su cosa ci dà energia e su cosa abbiamo bisogno di fare. Altra cosa che ci aiuta appunto a conoscerci è: vi siete mai domandati cosa vi piaceva fare quando eravate piccoli? Cosa vi piaceva fare quando avevate 20 anni? Cosa vi piace fare oggi? C'è un nesso comune fra queste cose qui, c'è qualcosa che abbiamo lasciato da parte che invece ci dà energie, ci dà spunti, riflessioni e che vorremmo ricominciare a coltivare. Nell'ultimo quadrante facciamo una riflessione sulla crescita personale. Quindi riflettere sui momenti della vita in cui l'assunzione di responsabilità ci ha portato dei risultati positivi o anche semplicemente dei cambiamenti. Analizzare le esperienze che hanno cambiato il vostro sviluppo, ha portato al vostro sviluppo personale. E infine, come potreste applicare queste cose anche nel futuro e in quello che fate tutti i giorni. Questo è un esercizio che adesso, insomma, vi invito un attimo a fare e poi con calma a riprendere anche in seguito. Però tutto quello che noi, con anche dei miei colleghi, abbiamo creato un vero e proprio diario dove, grazie al copia e incolla, per dire questo, con i liberi professionisti lo facciamo moltissimo con copia e incolla, prendi dei giornali, disegna, scrivi, cioè deve diventare una vera e propria lavagna con tutto quello che siete voi. Altre cose che utilizziamo molto sono i Lego, le carte del Dixit, qui non le ho portate, però sono tutte attività che portano a una riflessione di sé, la scrittura terapeutica. Questa è la prima fase. Se ci conosciamo, iniziamo a costruire il nostro personal branding. Poi viene tutto quello che è la comunicazione nei social, e su questo ci sono molti miei colleghi molto più esperti di me, sulla scelta del colore, che lo facciamo, per dire, anche nel curriculum. Molti liberi professionisti collaborano con le aziende e andiamo a scegliere il formato, il colore, a fare il portfolio proprio partendo da una conoscenza di sé. Oggi i clienti vi scelgono per chi siete, non solo per le competenze tecniche che avete, come le aziende è più di un anno che ormai scelgono i dipendenti non per le loro competenze tecniche, ma soprattutto per le loro competenze trasversali. Io, ecco, oggi volevo un po' portarvi questa riflessione, e il mondo del lavoro è dinamico, non ci prendiamo mai un momento per riflettere su noi stessi, per dedicarci a noi. E banalmente dedicarci ai nostri interessi, alle nostre passioni, ci aiuta, ci dice qualcosa di più. Dentro di noi abbiamo un mondo, c'è questa frase: molto siamo unici nella nostra unicità. È vero, ognuno di noi ha il nostro mondo dentro, dobbiamo tirarlo fuori e comunicarlo. Se lo comunichiamo nei nostri servizi, nei nostri prodotti, riusciamo sicuramente a raggiungere più persone.